Chiude i battenti dopo quasi 60 anni di gestione il bar del Kral all'ospedale San Donato di Arezzo. Il 31 marzo infatti sarà l'ultimo giorno di apertura del bar così come abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni. L'ASL Toscana Sud-Est ha emanato un bando per la gestione della struttura che è stata vinta dalla società Hermes, società con sede ad Avellino attiva nel settore di ristorazione in tutto il Trentino, con bar in autogrill e in ospedali del nord, coinvolta nel 2019 in un'indagine penale per truffa milionaria ai danni del concessionario per evitare di pagare le royalties e che ha portato alle dimissioni degli amministratori indagati. Le dipendenti del bar del San Donato, stando a quanto previsto dal bando di gara, dovrebbero essere riassorbite interamente dalla nuova gestione e per loro il posto di lavoro non sarebbe a rischio, ma la preoccupazione per i lavoratori e per le lavoratrici del bar non si smorzano, anche perché a 10 giorni dalla chiusura della struttura ancora non hanno avuto alcun contatto con il nuovo gestore Hermes. Dal 1° di aprile il bar chiuderà per circa un mese per permettere alcuni lavori di adeguamento alle esigenze della nuova gestione, che attiverà anche il bar di via Curtatone, chiuso da tempo. Per evitare ulteriori disagi, la direzione di presidio ha chiesto alla ditta Hermes di poter garantire un punto di ristoro esterno all'ospedale, dove ora ci sono alcuni tavolini utilizzati dagli avventori per portare fuori cibo e bibite e consumarle all'esterno. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci in merito alcuni incontri tra ASL e la stessa Hermes.